La nuova manovra finanziaria del governo crea tensioni e preoccupazioni nella piccola e media impresa. CNA dunque incontra i sindaci della provincia per fare il punto della situazione. Dottor Natalino Gigante, allora, quali possono essere gli effetti di questa manovra finanziaria sulla piccola e media impresa, secondo CNA? Ma è una manovra pesante verso gli enti locali, regione, comune, provincia, tenendo conto che queste per il mondo dell'artigianato, della piccola e media impresa, rappresentano delle centrali appaltanti, quindi di lavori che riguardano le infrastrutture, le manutenzioni, i servizi sociali, di enorme interesse. Ed è chiaro che intervenendo questa manovra finanziaria soprattutto sulle risorse che vanno verso questi enti, alla fine ci sarà un taglio anche verso l'economia. La questione ci preoccupa moltissimo. Ci preoccupa moltissimo anche il rischio che si aggravino anche ulteriormente i pagamenti da parte degli enti pubblici, che sono già su livelli molto faticosi per le imprese, e questo è un altro elemento che a mio parere molto probabilmente nei prossimi mesi si inasprirà. Sindaco Matteucci, allora, quali sono secondo lei i punti critici di questa manovra che preoccupa tantissimo CNA? Sono tutti critici. Mi spiego con l'esempio del padre di famiglia. Nella 2000 il sindaco di Ravenna aveva a disposizione 1200 euro al mese per mantenere tre figli e la moglie. Oggi il sindaco di Ravenna ha a disposizione 900 euro, e cioè 300 euro in meno su un salario già non molto alto, e deve badare a quattro figli. Stiamo parlando di bilancio del comune, non dello stipendio del sindaco, che è un problema da poco. E siamo messi malissimo. Quest'anno ci mancano molti milioni di euro per chiudere il bilancio, è una manovra contro lo sviluppo del paese, non è equa. Non ci siamo assolutamente. Avevano proposto un programma elettorale rivoluzionario, la Lega e il PDL, invece ci ritroviamo con un'Italia purtroppo sempre più debole. Sindaco Malpezzi, allora, qual è il suo parere politico nei confronti di questa manovra? Ovviamente non può essere che un giudizio molto negativo. Una manovra ingiusta dal punto di vista della politica economica, perché va ad introdurre degli elementi che acuiscono l'attuale crisi. Si vanno a togliere risorse al territorio, si impedisce una ripresa dello sviluppo. D'altra parte è una manovra iniqua, perché va a colpire maggiormente quei comuni che fino ad oggi hanno attuato delle politiche virtuose di contenimento dei costi. Andando a ridurre percentualmente nello stesso modo su tutti gli enti, si va a gravare ulteriormente su quelle realtà che in questi anni già hanno contenuto le spese, ridotto il personale in eccedenza, e questo sicuramente provocherà gravi danni ai cittadini e alle istituzioni. Mario Betti della Robcar di Lugo, lei è un imprenditore, secondo lei quale potrebbe essere l'impatto di questa manovra sulla piccola e media impresa? Direi che possono essere, diciamo, situazioni abbastanza variabili, alcune scelte sono anche condivisibili, altre invece molto, molto criticabili. Diciamo che è una manovra complessivamente che aiuta parzialmente la piccola impresa. Come al solito, le manovre che vengono fatte nel nostro paese sono sempre più indirizzate verso la grande industria e non verso il tessuto produttivo, che invece rappresenta la piccola e media impresa e l'artigianato in particolare.